Buongiorno rododendri. Giorno 5, no, giorno 4. Che giorno è oggi? Chi lo sa. Acceleriamo i tempi e abbiamo quasi tutto preparato. E chi ti arriva adesso? Un espresso mezzo di almeno 500 ml. In realtà ho scoperto che c'era anche il ristretto. Caffè è buono qui, è buono qua, ed è anche un po' buono qua, anche qua. Eh sì, è anche il fegato che di là. Giorno 4 si va. Mucchini sulle mani. Breakfast? Yes. Si va di abbondanza oggi. Colacion fatta. All'alba delle 8:59 possiamo partire. Pazzesco. Alla Sergio Borroni. Però non è stabile. Oh! Percorriamo un pregevole tratto di ciclabile extraurbana sponsorizzato da Vans Pils e sempre da X Bionic e da Acqua Mangali. Siamo arrivati a Piltene, il paese più bello del mondo. Wow! Benvenuti alle rovine del castello. Questi sono i ruderi del castello di Piltene. Nello stagno ci sono dei movimenti particolari. E noi siamo in un anfiteatro dove abbiamo messo in esposizione le nostre biciclettone. Matte sta andando ovviamente a esplorare la zona e io ne approfitto per fare un po' di cinemello, quello proprio che sfrigola nell'energia vitale. Can I borrow from your mind just to keep me light? I don't care if the darkness is soon to arrive. Just save me a face in the hunger inside. I don't mind if I'm done this. Sulle mani, mucchini! Alberi altissimi, strade infinite e asfalto consumato. Wow, la Madonna! Si sale al waypoint panoramico. E qua ci si fa la foto del re. Grazie, legge la storia. Grande broken sulla sedia che dice la discesa lettone.
Nicola! Questo è uno di quei momenti nella vita in cui ci si chiede dove devo andare, a destra o a sinistra, oppure farmi tranciare da un camion. Siamo ufficialmente sulle strade bianche della Val d'Orcia lettone. Eccoci arrivati nel luogo del pranzo, e cioè una fortezza. Siamo qui a mangiare tutti insieme, che ci vogliamo bene come una vera famiglia. In faccia a Johnny. La patata. Conto totale, antipasto, piatto e contorno, 13 euro a testa. In un castello. In un castello. Castelletto e Museo del Castelletto. Ora ci addentriamo nel Museo del Castelletto. Cisco che cisca. Che lusso. Qua c'è l'ambra, che è un prodotto tipico dei paesi baltici. Torre di ben 32 metri. Aia. Uno dei punti più alti della Lettonia. Quindi? Eh? E quindi? Mantellina! Wow! In cima al mondo, nel punto più alto registrato in Lettonia, almeno 40 metri sul livello del mare. Gente che taglia l'erba, classico. E adesso bisogna riaffrontare tutto ciò. Appello di Scurzolento. Hashtag Pignoni Tour. Edole. Hashtag Pignoni Tour. E adesso ci si prepara per gli ultimi 30 km. No, non meno, 20? Che belle notizie! Però 20 a me fa 78, 24. Ma va bene! No, è peggio, perché è peggio. Ok, ripartenza ufficiale per gli ultimi 22/24/47/ chi lo sa? 12 ottavi. Здравствуйте. Col famoso muro di Edole. Al Zunga!
cielo! Sulle mani! Alza i piedi, aiurcalde, alza la faccia, aiurcalde. Sulle mani! Fallo della Madonna! Chiesa ortodossa e ora si va verso le scogliere. L'ho anche ripreso questo. La bici qua? La fai di lì? Sì. Capo Jurkalne, come in tutti gli altri luoghi poetici della Lettonia. Io ci scocciamo io. Esatto. Le alghe. Ed è riuscita una dronata della Madonna. Siamo forse a casa di qualcuno e noi pensiamo sia un campeggio. Abbiamo trovato il nostro campeggio, molto rustico, però l'abbiamo trovato. Almeno la vista. Questa sera decideremo di mettere tutte le tende che guarderanno il mare e ci addormenteremo con il tramonto, forse. Eh? Ok, questo è il nostro spot per la dormita. Adesso, visto che non avete mai visto un montaggio tenda e l'avete visto sempre con schiocco delle dita, timelapse. Timelapse finito, tende montate, e ora mi sa che c'è qualcuno che si butta pure in mare. Allora, siamo qua pronti per fare la corsa del secolo e la morte immediata nella palude con le alghe. Ce la faranno i nostri eroi? Corre su una spiaggia di riga. È un'acqua fatta di cacca. Guarda quante alghe di merda. Acqua nera. Latvia bikepacking. Eccoci qua. Sì, finito. La X è dove c'è il tesoro. Andiamo, dai, Barbarico. Forza. Aspetta, vi faccio vedere io. Alle due minchiette. Nell'onda. Dai, ragazzi. Che i capelli dell'acqua vi tengono caldo. Sì, Cisco con gli occhiali. Cisco con gli occhiali. E io me ne sono dimenticato fino ad ora. Non ho capito che aveva gli occhiali. Baltico crocettato. Sul fondo qua ci sono delle correnti gelate. Oh, ma è ghiacciatissima sotto. Volete vedere sotto? Esatto, non si vede niente. Eccolo.
Allora, questo è il sistema per poi fare la doccia dopo aver fatto il bagno nel mare. È calda? Calda come il piscio, no? Questo è l'arrivo trionfale della nostra cena. 24 ore di pura merda. E Radler. Se prendiamo le panche. Quanto se ne mette? Metti fino in cima. No, c'è scritto lì, fino lì. B. No. Eccoci alla cena luculliana. L'ultima cena, probabilmente. L'ultima cena, esatto. Con pasta carbonara snack pot. Croccante questa guanciale. Vedo che croccantino. Voglio morire. Oh già. Eccoci, cena fatta abbondantemente, lavato stoviglie e denti e ora si dà la buonanotte a questo spettacolo, purtroppo, perché domani ci attendono altri chilometrini, quindi buonanotte.